parli più. Ma scusa, cosa sto facendo? E stai mangiando, mamma? Mi raccomando, mangia che sei secco secco. Ma stai scherzando? Ascolta, ma dove sei? Quando torni? Mamma, sono sotto casa, sto ritirando il pacco dal corriere. Appena suonato, hai risposto tu, mi hai obbligato tu a scendere. Mi raccomando, mangia che poi io sono nelle scaletture, Oh, finalmente! Aspettavo proprio voi! Oh. Dai, dai, che oggi sarà proprio una giornata da Dio! Ma che hai fatto tutto? Tutto il pane che avevi ordinato? Sì, sì, ci incontriamo dopo in Piazza Vergine. Sì, in pizzeria vengo anch'io, sì, a dopo, ciao. Ciao. Sia lodato, Gesù. Sempre sia lodato. Beato colui che va in pizzeria con lui. Troverà la pace dei sensi gustativi. Vi benedica, Padre Onnipotente. Io sono qui per guidarvi nella storia dei tempi, dei tempi. Io sono qui per guidarvi nella retta via della pizzeria. Mizia, sono 3 ore che aspetto, non ho mai così non può lavorare. Ah, l'attesa stimola il desiderio, cara Maddalena. Però io un po' di desiderio ce l'ho prima, ma non so se sia per il gioiellarmi d'oro o farmi guardare. Ah, fai bene a parlare così. Lui è il nostro signore dal cuore d'oro. Guarda roba, non saprei. Dei poveri! Beati poveri, saranno ricchi di spirito! Io ho una roba per voi! Cioè, mi stai dando della povera! A me! La che la è! Giuda, Maddalena, al signore non piacciono i tuoi anni! Oh, ecco che arriva il tuo salvatore! Ma ci rivedremo, sta piacendo! Il mondo delle donne, seguitemi! Mio signore, mi inchino dinanzi. Ma l'appuntamento non era in sera. C'è Gesù, troppo bello. Provi. Perché un sogno, una capace conduce a sciaglino di Dio. Ascolta, amore dei cieli, io te lo devo confessare, non ce la faccio più. Tieni qua con la testa calma, ci sono tutti i pesci per il pranzo di domenica. E me lo dici così? Gesù! Allora l'hai capito! Ma cos'hai capito? È stato che il Signore non vuole. Oh, e basta con questo Signore! Basta di cercare in vano! Lui può, sempre sia lodato. Ascolta il Signore. Gesù, adesso che veramente sta cercando. Maddalena, ascolta il Signore, deve chiedere qualcosa. È da 3 ore quella ragazzata. Mi scusi, ha letto quanto? Hai visto Gesù? A voi per il dopo che parla. Diciamo che ha letto un po' più costoso. Oh, Madre Santissima! Mia madre! Santa Maria!
assunta vergine. Come me, appunto. Adesso mi rispondete tua madre. E tu ritornate con tuo amore. Sporco! Ma la credi così che i genitori occupano? Non avete capito? Mi sento un po' confuso. Perdonami, creatore. Mia cara, quel momento ti porta. È successo qualcosa a Gesù? Cosa ha fatto? Cosa ha combinato di nuovo? Beh, non porto buone novelle. Lo so, bravo. Dai, porta una cosa. Come tu ben sai, io sono una gran combattente, soprattutto per i diritti della morte del mondo. Sì, certo. Però Gesù... Ecco, Mary, la correttezza e l'onestà fanno parte di me, dove mi audisce, quelle di noi donne. Allora, però, Gesù... Come tu ben sai, io non ho mai tradito la fiducia di nessuno e mai mi permetterei ancor di più per il nostro amico Gesù, il nostro salvatore. Perdonami, mia cara Giuda, potresti saltare la parte in prospettiva e arrivare dritto al punto? E proprio questo è il punto, Mary. Avrei bisogno di un incentivo, di una spinta per essere spronata a fare un piccolo aggiornamento su tuo figlio. Capisco. Quanto vuoi? Beh, i tuoi risparmi basteranno. Per tua fortuna sono una donna. Già, che fortuna. Io sempre nella vita mai stata presa la provvista. Ecco, la verità è che gironzola su quella ragazza dai facili costumi. Ah, sì. Aspetta, la sala. No, aspetta. Era la bagnina. Maria Maddalena. Sono Maria, cara. Casta Vergine Maria. Maria Maddalena, la famosa Maria. Oh, famosa. Io? No, dai, cioè, magari no, dai. Non si sa mai. Mary, così non va. Guarda. No, Gesù, cosa facendo? Gesù, la ronza sempre attorno. Chissà cosa diranno le tue spalle. Sta diventando una vergogna. Scusa, ma questo sarebbe un extra? Ecco a te l'extra vergine d'oliva. Adesso lasciami sola in una folla di lacrime. Io non verserei nemmeno una goccia d'olio. La forza delle donne è dentro ogni dolore. Su, Mary, rialzati. Per altri consigli seguitemi. Santa Vergine Maria, cos'è che ti affligge? Angelo, mio figlio! Maria, mi avevi promesso che dopo Gesù non avresti avuto altri figli. No, con Gesù è stato un amore immenso e unico. Calma, ho bisogno dell'aiuto da casa. No, aspetta, Giuseppe non lo deve sapere. Allora, mi avevano detto che sarei apparso di tanto in tanto, ma così devo aver saltato qualche versetto. E sta parlando di Giuseppe. Se Giuseppe non ci avesse lasciato, Giuseppe non sarebbe stato sulla cattiva strada. Giuseppe non accorge, è stato rapito. Sì, però è colpa sua se Gesù non è qui. Angelo. Sì, Maria. Devi aiutarmi a salvare Gesù. Dobbiamo riportarlo sulla giusta strada. Ah! Mamma! Ci sei? Mamma! Dai, vieni. Fai silenzio, però. C'è nella casa del Signore! È morto! Madonna, fai silenzio però. C'è Gesù, io ho un po' di fame però. Oh, Maddalena, la fame può aspettare, ok? Ho le cose che andiamo pochissimo. Facciamo quello che dobbiamo fare e poi ognuno a casa sua. È tutto così particolare, diciamo. C'è neanche un bicchiere d'acqua, sto rio, c'è! E c'è sempre bello. Forza, andiamo.
No, no, però non andiamo in camera mia. Mamma, appena hai fatto il letto, è scomodo. Vieni, andiamo in cucina. Queste cose le facciamo sul tavolo, come da tradizione. No! Ma qual è il letto? Tradizione! Ma chi te le dia queste cose? C'è che fai, mamma? Vieni che ti faccio la lasagna. No, mamma, che amichevole. Una anche per me, Mary. Mamma, cosa hai capito? Ma la nena deve aiutarmi a fare il pane. Pane? Pane. Che pane? Sì, ho delle consegne tra pochissimo, siamo già in ritardo! Ancora adesso se facciamo da strada? Poveri, ti pare gettarci senza pietà proprio! Sì, pietà, signore, pietà per me! Da quando papà è scomparso, come pensi che ti mantengo, mamma? Per esempio, Mary, in questi tempi dobbiamo campare in qualche modo, io vendo... Sì, mio. Dai, mamma, ringrazia che le mie mani sanno fare miracoli. Già, morbidissime, niente. Vero? Perché uso la crema latte d'asino prodotta direttamente dalla grotta dove sono nato. Sempre marca Dio. Di essermi perso in una dimensione celeste. Gesù, che andare a vedere queste cose dove ti cercassi un lavoro serio come tuo padre. Ernesto? Sì, non saranno due. Oh mamma mia, che effetto, hanno una tresca. Tresca? Oh, non sarà mica un altro figlio. Tutto il paese sta ridendo di te in questo momento. E vogliono mandare io. Scusa signora Teresa, perché non racconti alla tua amica qual è mia madre? Qual è il vero motivo per cui sei venuta, eh? Il vero motivo? Questo è il vero motivo. Oh Mary, io non ti dire mai. Eia, credici. Sì, certo, signora Teresa. Cosa faccio? Lo butto? Cos'è? E sono stato presso pieno. Anche tu! No, anche tu! Anche lei! Sganciata la bomba! Bomba? No, cos'è una bomba? Gesù, che cos'è una bomba? Perché ne so, l'hai detto tu! Oh, sentite, ormai le mie consegne sono andate! I pesci saranno avvagliati! Che fate, mi lasciate lavorare o cosa? Fermi tutti, da qui non si muove nessuno finché non lo decido io! Ovvio! Santissima Vergine! E tu? Un'altra Maria! Che cosa sono? Cosa dicono? Cosa fanno? Io sono sempre vicino a te! Certo, e chiediti perché, Maria? Perché? 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 Qui la così gatta! La gatta ci cova, Maddalena! Ci cova la gatta! Maria, lei non è una amica. Lei procura pane e pesci sotto il banco da tuo figlio. Oh, Maria, se lo faccio per aiutarti. Lei procura i clienti a Maddalena. Non sono clienti, sono dei compagni piantini. Lei ha rapito Giuseppe! Misericordia! Io? Rapire qualcuno? Mai. Però... Però? L'altro giorno sono una strada di sotto gli uomini. Allora, mamma mia, non sono assunita la tua e ne mangi. Io pensavo che fosse una pizzeria. Però mi stai sentendo la cena e la stai raccomando. E Giuseppe... Giuseppe? Era un giorno, sembrava un priato, non era una cosa ogni tanto. E me lo dici solo ora, bene? Perché? Teresa, portaci da lui. No, fermi tutti. Tu perché sei così interessata a ritrovare mio padre? Le tue fonti chi sono? Dovresti ringraziarmi e non fare domande ad una donna come me. No, bellina, delle informazioni a Gesù e portali veloce, nena! Con te facci con di nuovo. Ora ci sono cose ben più importanti da pensare. Ritrovare Giuseppe. Seguitemi. Seguitela la stella cometa. Seguiteci, gambe in spalla e via.
sei? Dio, parlami! Non capisco più questi umani fatti di carne e misteri. Il nostro Salvatore si comporta in modo losco. Usa i suoi miracoli per trafficare denaro. Maria piange di rotto e penso abbia altri figli segreti. Giuda non sembra un discepolo di Gesù. Dio, illuminami. Grazie. Dammi un segno! Grazie. Proverò a seguire i tuoi consigli preziosi. Io ho fame! Io ho sete! Zitte! Non comportarmi da femminucce! Tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più. Non andare via, non andare via, non andare via. Io ti offrirò perle di pioggia venute da dove non piove mai. Aprirò la terra giù fino nel fondo per coprirti d'oro, d'oro e di luce. E ti porterò dove non c'è più che quel che tu vuoi, che quel che tu cerchi. Non andare via, non andare via, non andare via. Non andare via, per te inventerò le parole pazze che tu capirai e ti parlerò di due amanti che per due volte già hanno visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non ti vide mai. Non andare via, non andare via, non andare via. Chiunque tu sia, bellissima apparizione, io me ne vado, vedi i miei pesci di tutti voi. No, aspetta, figliolo, ti potrà salvare tuo padre. Già, anch'io in realtà lo attendo. Chi? Il momento! Perdonaci, non volevamo dubitare di te. Sì. Perdonaci. Dai, non è andato mica per male. Va bene, però basta pressioni e domande scomode, ok? Questa è la mia vita, che vi piaccia oppure no. Siamo quasi arrivati. Vedo la stella sempre più vicina. La vedo anche io, ma è normale. Perché lampeggia? No, no, aspettate, ma quale vento? Quella è l'insegna di...
Osteria dei Tre Magi? Il mistero si intuisce. Quanta gente! E come ballano! C'è troppo tono! Lo sapevo, tutti uomini. Nemmeno una fanciulla. Entriamo e rivoluzioniamo tutto. Ma quello che sta servendo i boccali sembra... Giuseppe! Il mistero si intuisce. L'avevo già detto. Padre, rimani senza parole, eh? Guarda tua moglie, la stessa terra per te. Siamo anni che ti cerchiamo. No, mai un messaggio, mai una telefonata. Io faccio pane e pesci per dar da mangiare a Maria. Abbiamo affrontato il tiepido deserto per te. Giorni di cammino senza sosta. E tu? Non parli. Avere mirra tutto in te. Già, Giuseppe, non è nulla da dirmi. Non mi riconosci più. Beh, non credo che ti conosca in effetti. Tu credi? Avete tanto di cui parlare, tuo Giuseppe. O preferisci che ti chiami papà? Credo che potremmo scrivere un nuovo capitolo. Lo chiameremo Beautiful. Mamma, papà deve parlarti. Sì, figliolo. Ho sentito tutto. Ho qualche potere a fare anch'io tuo padre. Però, ho bisogno di sostegno. Cioè, ma cosa sta succedendo? È tutto poco a poco! Io sono la figlia di Giuseppe e di Maria. Sono nata nella mia famiglia con Gesù. Ma mi hanno abbandonata lì, al gelo e al freddo. Così mio papà... I Tre Magi? Sì. Ho chiesto spiegazioni a loro, finché un giorno ho andato a lavorare in paese e ho visto Teresa e Maria che parlavano di tre uomini che avevano preso una fanciulla da soli, senza una mamma. E così mi hanno raccontato. Aspetta, quindi sei stata tu? Sì, sono stata io a decerare la prima di Giuseppe per far soffrire Maria e farla pagare a Giuseppe! Signore, perché? Perché? No. Non sei figlia mia, neanche di Giuseppe. Signore, perché? Perché? Parla da questa situa. Beh, lui voleva portarti con noi quando sei nata, però Baldassarre ha insistito per tenerti con loro, cioè che il simbolo della luce. Un modo di rinascere, ma sembra di rinascere da me. Sarà la verità? Pensate che vi creda? E allora, come ve lo spiegate? Questo? Per vedere, ma è un test per il diadema? È un cotton fioco per le orecchie! Come si dice io per parlare? Poggi un dada! Cioè, stai attento ogni volta, ogni volta! Vedete che ho voluto bene con la figlia. In fondo sono una famiglia. Famiglia, protezione, amore, sincerità, forza. E forza e coraggio. Quindi, mamma, qual è il finale di questa storia? Cosa volevi raccontare a papà? Beh, ecco, volevo raccontarvi che io e Teresa... No, Maria, cielo! No, ma cosa avete capito? Che io e Teresa vogliamo prenderci una falegnamia di realtà nostra. Papà? Beh, Giuseppe, da quando è qui all'osteria, dice di essere felice di aver trovato la sua strada. Io non voglio mettermi in casa. No, non sia mai, no.
nemmeno a me, vero madre? Beh, alla fine tutto ciò che ho pensato male è servito, no? Beh, se rapire, schiavizzare, imputare colpe, ti sembra una cosa normale. Grandi battaglie ci aspettano. Seguitemi! Faccia bene, Nelly. Ebbene, tutto quel che finisce inizia più o meno bene. Anzi, un po' sotto sopra. No! Un po' sopra. Credo che potremmo riscrivere qualche versetto, ma per il resto ricordiamoci che la famiglia è famiglia. Qualunque essa sia, sempre si è lodata. Anzuredo! Dai, che ti serve? Non serve rientrare! Sempre disponibili. Mi trovate su Facebook o Twitter a nome di Gesù!